Allora, cominciamo l'attività di oggi. Un attimo, finché tutti vedano. Oggi cominciamo un corso che penso che ci saranno 4 o forse 5 attività su intitolato Meditazione pratica dell'attenzione consapevole. Sì? Oggi ci introdurremo e cominceremo ad approfondire su questa pratica della corretta osservazione o l'attenzione consapevole, una tecnica millenaria che ha la sua origine nell'antica India, ma che da quasi 50 anni più o meno è utilizzata da diversi rami della psicologia per il trattamento di apparenze di ansia, angoscia, stress, soprattutto. E poi parleremo in altre opportunità, anche oggi, dentro l'ambito degli affari, dentro le grandi aziende, anche piccole aziende, stanno consigliando ai lavoratori di fare la pratica dell'attenzione consapevole. Infatti ci sono degli studi portati avanti da grandi università in America, qui in Europa, anche in Oriente, che danno testimonio dell'effettività di questa tecnica per aiutare a liberarsi dallo stress, dall'angoscia, l'ansia e altre apparenze, soprattutto emozionali. Ma l'obiettivo originale di questa tecnica o di questa pratica è molto più ampio, di una portata immensamente più profonda da quella che abbiamo descritto. E si basa questa tecnica sulla spostamento dell'attenzione su 4 elementi che fanno parte o costituiscono la nostra personalità, cioè la parte della natura umana con la quale noi ci identifichiamo. Infatti sto parlando del corpo, le sensazioni, i sentimenti e la mente. Cioè la tecnica si basa nel stabilimento dell'attenzione sull'osservazione del corpo, l'osservazione delle sensazioni, l'osservazione dei sentimenti e l'osservazione della mente. Quindi è una tecnica che, benché la chiamiamo meditazione, ma è molto diversa ad altri tipi di meditazione, perché in questo caso tu non devi visualizzare niente, non hai bisogno e infatti non devi immaginare nulla. Semplicemente ciò che farai è osservare quello che capita dentro di te e anche intorno a te. Sì? Ok. Se avete dei dubbi potete fare delle domande, ovviamente. Allora, mi piacerebbe molto ricordare qualcosa che abbiamo studiato utilizzando questa immagine, che riguarda la costituzione umana, perché quello che andremo ad osservare è una parte della nostra costituzione umana. Come si chiama questa immagine? Qualcuno lo ricorda? Ecco, l'immagine dell'io sono o l'immagine della divina presenza io sono. Che cosa sarebbe? Come la potete definire? Da cosa siamo composti? Sì, è una raffigurazione, di noi, della costituzione umana. E nel caso dell'immagine della presenza io sono, l'essere umano viene raffigurato come un essere trino. La trinità nell'essere umano, come lo vediamo sullo schermo, è spirito, anima e corpo, oppure presenza io sono, Cristo interno e personalità. E la personalità è composta da corpo,
mentale. Possiamo leggere, sì? Dai. Corpo fisico, eterico, astrale e mentale. Facciamo questo. Io torno indietro e vi faccio la domanda. Qual è la costituzione trina dell'essere umano? Corpo, anima. Corpo, mente, anima. Da dove cominciamo? La costituzione trina... Parte da su? Da su in giù. Allora, spirito, anima e corpo. Molto bene. Che sarebbe lo stesso da presenza io sono, Cristo interno e personalità. E la personalità, conosciuta anche come quaternario inferiore, perché è composta da quattro corpi, sarebbero corpo fisico, eterico, astrale e mentale. Molto bene, lo vediamo di nuovo qua. Allora, perché è importante o perché sto tornando a questo argomento? Per ricordare qual è il metodo di qualificazione dell'energia. Da dove arriva l'energia che noi, che ci permette, ci consente di pensare, sentire, parlare, vivere fisicamente? Da dove arriva quell'energia? Osservando, dal io sono, dalla presenza io sono, cioè dallo spirito, che è la nostra sorgente di luce, la nostra fonte di energia. Perfetto. E come scende fino alla personalità? Qual è lo strumento attraverso il quale scende l'energia? Il cordone argentato. Molto bene. Quell'energia che scende dalla presenza io sono, che si trova nella parte superiore dell'immagine, fino alla personalità, quell'energia è qualificata attraverso quattro mezzi che fanno parte della personalità. Questi quattro mezzi di qualificazione dell'energia quali sono? La mente, corpo. Claudia, tu potresti aiutarci? Il pensiero. Pensiero. Il sentimento. Sentimento. Parola e azione. Molto bene, sì, molto bene. E come si chiamano questi quattro mezzi? Come lo abbiamo chiamato? Pensiero, sentimento, parola e azione è il quadrante di causa. Sì, sì. Causazione. Ok, quadrante di causazione, lo vedete sullo schermo. Cioè, quello che tu pensi, quello che tu dici, quello che senti e quello che fai è la causa di tutto quello che ti succede nella vita. Non solo quello che pensi, senti, parli e fai oggi, ma quello che hai pensato, sentito, detto, fatto in passato è la causa di quello che ti accade oggi e di quello che accadrà in futuro. Allora, vi faccio la domanda. Se il quadrante di causazione è la causa di tutta della nostra vita, di quello che accade nella nostra vita, ci sarà qualcosa più importante di diventare consapevoli di ogni pensiero, di ogni sentimento, di tutto ciò che diciamo, di tutto ciò che facciamo? Per vivere bene, no. Per vivere bene, certamente no. Ma qual è il problema? Il problema che la maggior parte della nostra attività mentale, emozionale, fisica, resta in un livello inconscio. Cioè, non ci rendiamo, stiamo pensando negativamente, abbiamo studiato metafisica, conosciamo il principio di mentalismo, sappiamo, almeno intellettualmente, dell'importanza di pensare positivamente, ma continuiamo a pensare tante cose negative. Perché? Perché non siamo consapevoli, forse dell'80, 90, 95% della nostra attività mentale. Quante volte
Vai dalla camera da letto alla cucina e quando arrivi alla cucina dici: che stavo cercando? Vero? Cioè, nemmeno siamo del tutto consapevoli di quello che facciamo. Ok. Questo è mancanza di corretta osservazione o di attenzione consapevole. Andiamo avanti. In metafisica, qual è la prima cosa che impariamo in metafisica? La legge del mentalismo. Il principio di mentalismo. L'enunciato del principio di mentalismo, che cosa dice? Tutto ciò che pensi e senti si manifesta. Tutto quello che tu pensi e senti si manifesta. Molto bene. E lo scopo di conoscere il principio di mentalismo è quello di sviluppare una mentalità positiva, ovviamente. Allora, per sviluppare una mentalità positiva ci serve osservare che cosa pensiamo. E così, quando ti rendi conto che stai dicendo qualcosa di negativo, che hai un pensiero di malattia, di povertà, stai parlando di incidenti, di tolgopotere, rendendoti conto, essendo consapevole, cancellarlo, trasmutarlo. Poi, quando conosci la fiamma violetta, anche puoi usare la fiamma violetta per trasmutarlo. Allora, questo vuol dire che sin dall'inizio della pratica della metafisica tu cominci a praticare l'osservazione. Comunque, e l'osservazione non è soltanto di quello che tu pensi, tu dici e tu fai, ma anche di quello che pensano, dicono, delle conversazioni altrui. E quando senti o ti accorgi di un pensiero, di un messaggio negativo, disarmonico, gli togli potere attraverso il decreto, attraverso l'affermazione. Ricordiamo che a tutto il negativo tu devi cancellarlo, farlo sparire della tua mente e se possibile del mondo, affermando, andiamo tutti insieme, non lo Non lo accetto, accetto, gli gli tolgo tolgo potere, potere, non non lo lo voglio voglio né né per per me me né né per per nessuno. nessuno. Grazie Padre. Grazie Padre. Bene, c'è qualche domanda fino a qua? Possiamo andare avanti. Andiamo avanti. Domande. Ok. Corretta attenzione. Ah, ci avevo spiegato all'inizio che la pratica della corretta osservazione o dell'attenzione consapevole si basa sullo stabilimento dell'attenzione su quattro elementi che sono il nostro che quattro elementi che costituiscono la nostra personalità, che sono il corpo fisico, cioè l'osservazione del corpo, l'osservazione delle sensazioni, l'osservazione dei sentimenti e l'osservazione della mente. Per questo motivo vengono chiamati, la tecnica viene chiamata i fondamenti della consapevolezza. E la bibliografia che useremo durante questo corso, ce l'ho qua in mano, è il libro Fondamenti della consapevolezza, dove trovate i paragrafi principali più importanti del Satipatthana Sutta. Il Satipatthana Sutta è il discorso sui fondamenti dell'attenzione, nel quale il signor Gautama Buddha spiega come praticare e sviluppare sistematicamente l'attenzione consapevole. Sì? Trovate in questo libro, in questo opuscolo, sia i paragrafi più importanti, le parti più importanti del discorso, della lezione del signor Gautama, insieme alle spiegazioni di Rubén Cedeño in parole semplici, in modo che tutti potremmo capire che cosa dovremmo fare. Torniamo qua. Che cos'è corretta attenzione? Chi vorrebbe leggere? Se mi accompagnate con il Sì. microfono, ecco. Corretta attenzione.
è osservare il corpo, le sensazioni, i pensieri e i sentimenti, con chiara coscienza e attenzione, riconoscendo l'impermanenza e non reagendo al piacevole e allo sgradevole, allontanandoci in questo modo dall'attaccamento e dal rifiuto. Bene, Gautama. qua dice tante cose. Quando il signor Gautama nel suo primo discorso, quel discorso che riguarda le quattro nobili verità e il nobile ottuplice sentiero, spiega le otto passi per raggiungere l'illuminazione, per liberarsi dalla sofferenza, uno di questi otto passi, che costituiscono il nobile ottuplice sentiero, è la corretta attenzione o corretta osservazione, che poi la pratica, lo sviluppo della corretta attenzione verrà spiegato nei fondamenti della consapevolezza che stiamo cominciando a studiare proprio oggi. Allora, comincia spiegando il signor Gautama che questo è osservare il corpo, le sensazioni, i sentimenti e i pensieri. Questi sono proprio i quattro fondamenti dell'attenzione. Ma questa osservazione che andremo a praticare non è semplicemente guardare, sì? Ma anche è un'osservazione o un'attenzione nella quale dobbiamo aggiungere il discernimento e la comprensione di quello che stiamo osservando. Ed specialmente ci consiglia il signor Gautama, tra altre cose, di osservare, discernere l'impermanenza di tutti i fenomeni. Quando parliamo di impermanenza, che cosa intendiamo? Che cosa Che intendete? tutto ha una fine, Che tutto ha una fine, è un cambiamento, è un continuo cambiamento. cambia continuamente, è temporaneo. Sì. Che quello che ha inizio ha fine. E perché pensate voi che sia importante renderci conto, accorgerci che tutti i fenomeni fisici, emozionali, mentali sono impermanenti. Perché? Perché sarebbe importante? Beh, cambia di molto il peso delle cose perché cioè, non ci si attacca a quella cosa, no? Non c'è attaccamento. Ok. Sai tanto che finirà. Basta. Ok, avete tutti sentito ciò che ha detto Elena? Il fatto di accorgerci della temporaneità dei fenomeni ci consente di liberarci dall'attaccamento e l'attaccamento è la causa immediata della sofferenza. Sì? Bene, andremo avanti su questo discorso dopo. Ci sono delle domande qua o dentro la sala? Perché mi sembra inversamente proporzionale, Che più cosa? è temporanea una cosa e uno più ci si attacca, come alla vita, no? Se ci fai caso, pure la vita è temporanea. Fai la domanda per favore, Cristina. Non è una Non domanda, è una domanda, è una un'osservazione, è una riflessione. riflessione. Siccome anche la nostra vita è temporanea, Quando dovremmo parli essere. della nostra vita, ti La nostra riferisci vita alla fisica, vita terrena. fisica, ecco. Noi sappiamo che siamo qui per un breve periodo di tempo, Sì. eppure più sappiamo che siamo qui per un breve periodo di tempo e più ci attacchiamo in maniera quasi compulsiva alla vita, e nessuno vuole morire, nessuno vuole invecchiare, nessuno vuole soffrire. Più Sì. sai che è temporaneo e più ti ci attacchi. Mi sembra che facciamo l'esatto opposto. È che infatti è uno degli obiettivi, o meglio dire, la pratica dell'osservazione, soprattutto l'osservazione dei sentimenti e della mente, ci consentirà di capire o no, accorgerci di come ci attacchiamo, qual è il processo dell'attaccamento che ci porta all'attaccamento per farlo sparire, per scioglierlo.
e non attaccarci alle cose. Non sappiamo quello che c'è dall'altra parte, non saremo più qui, non sappiamo dove andremo. Che cosa non sappiamo dove andremo? Qui è certo, no? Almeno. Tra un'ora forse non si sa, però adesso è certo. Te l'ho detto, tra un'ora non si sa. Perché tutto è in un cambiamento continuo. Bene, andiamo avanti. Osservazione positiva. Queste sono parole di Rubén Cedeño. Se poi volete voi, tornerò indietro perché mi sono dimenticato. Se poi voi volete approfondire non solo sulla pratica dell'attenzione consapevole, ma anche sul primo discorso del signor Gautama che riguarda le quattro nobili verità e il nobile ottuplice sentiero, vi consiglio il libro Non soffrire più di Rubén Cedeño, molto pratico, e troveremo dentro del libro Non soffrire più tutto un capitolo che parla sullo sviluppo, la pratica dell'osservazione positiva, cioè della corretta osservazione, che poi si approfondisce con la pratica dei fondamenti della consapevolezza. Questa è la bibliografia, diciamo, madre di questo corso. Torniamo. Parlando sull'osservazione positiva, chi vorrebbe leggere? Chi mi aiuta? Usa per favore il microfono. Osservazione positiva è rendersi conto di tutto ciò che si pensa, si dice e si fa, di quello che succede a sé, agli altri e intorno, sviluppando la coscienza sveglia. Ok, quando si parla di coscienza sveglia, che cosa sarà? Consapevole, no? Coscienza attiva. Ah, consapevole. Sveglia, consapevole. Bene. Quando abbiamo studiato i pilastri della metafisica, in qualche modo abbiamo studiato gli insegnamenti fondamentali della metafisica, i quattro pilastri della metafisica. E se voi doveste collegare coscienza sveglia, questa frase, con quello che abbiamo studiato in pilastri della metafisica, lo sforzo positivo. Lo sforzo positivo? No. C'è qualcosa proprio che infatti è un pilastro della metafisica e che risponde a quel nome, ma lo abbiamo studiato con un altro nome. L'attenzione. Eh? L'attenzione. Ma tra i pilastri della metafisica l'attenzione sì, la trovi dentro il principio di causa ed effetto, ma non è uno dei quattro pilastri. Io sì. Chiediamo a Claudia, lo sa. Io non ho seguito. Claudia, ci aiuti? Perché Claudia è la secchiona del gruppo. O sei sparita? Che cosa sarà la coscienza sveglia? Che abbiamo già studiato. Allora, sì. Vedete bene questa immagine, no? Sullo schermo. Sì. Sotto il testo trovate a sinistra una immagine della presenza io sono, un po' diversa di quella che avete già visto, ma in base è molto simile. Nella parte superiore viene raffigurata la presenza io sono. E che cosa ci stupisce di questa raffigurazione della presenza io sono? Che viene raffigurata con questi occhi enormi, enormi. Perché? Osservazione. Perché avrà qualcosa a che vedere con l'osservazione? Consapevole. Con l'osservazione consapevole, vedremo. A destra, forse non è molto chiaro perché piccola l'immagine, ma quella è una raffigurazione che si fa in Oriente, nel nord dell'India,
Tibet, Nepal, la Cina anche, dell'essere interno. Il nostro essere interno, il Cristo interno, è raffigurato in Oriente come un Buddha bianco, in piedi, molto strano, no? Ha 13 teste, 1000 braccia. E in ogni, sì, quell'aura bianca, tonda che vedete, sono 1000 braccia e nel palmo di ogni mano ha un occhio. Questo vuol dire che ha 1000 occhi oltre a quelli che ha in ogni testa. E il suo nome è Avalokiteshvara. Avalokiteshvara vuol dire colui che vede tutto. O forse sarebbe Ishvara, è la natura, l'essenza. Colui la cui essenza è l'osservazione. Perché? Perché il nostro essere interno, il nostro Cristo interno, è uno stato di osservazione piena. Il Cristo interno non è altro che quello. Sì? Questo vuol dire che man mano pratichiamo e sviluppiamo l'osservazione consapevole o l'attenzione consapevole, stiamo sviluppando coscienza cristica. E quando ti accorgi pienamente, diventi consapevole di quello che tu sei e anche di quello che non sei, vuol dire che tu hai coscienza cristica. Sì, fai. Per questo per me era molto importante fare questo corso immediatamente dopo studiare i pilastri della metafisica. Perché? Perché vedete che studiamo la costituzione umana, la presenza io sono, parliamo del Cristo interno. Ma che cosa capita quando facciamo la domanda, che cos'è la coscienza sveglia? Poche persone collegano coscienza sveglia con Cristo interno. Coscienza cristica. Quando tu, perché? Perché abbiamo un'informazione intellettuale sul Cristo interno, ma non sappiamo che cos'è in realtà. Quando tu conosci qualcosa veramente, possono cambiare i termini, i nomi. Sì? Ma tu senti una persona parlare e forse non riconosci il nome che dà a quello, ma attraverso la descrizione tu dici, ah, io quello lo conosco con questo altro nome. Sì? Ok. Il Cristo interno è la coscienza sveglia. Quando si parla di quel famoso risveglio della coscienza, è il risveglio della coscienza cristica. È la nascita del Cristo interno dentro ogni essere umano. Ok, domande fino a qua? Il Cristo interno rappresenta la scintilla Dimmi. Divina. Scusami? Il Cristo interno sì. si risveglia. È questa scintilla divina, no? Sì. Che noi risvegliamo spiritualmente. Perché viene simboleggiata come una scintilla divina, come un fuoco interno, come una fiamma triplice? Perché cosa, che cosa fa il fuoco? Che cosa ci dà il fuoco? Illumina. Ecco, luce. E la luce ci consente di cosa? Di brillare. Sì, in questa sala tu spegni la luce, non vediamo più niente. Non vediamo niente. Magari qualcuno entra alla sala, inciampa, perché? Perché non può osservare, non può vedere, non si accorge di che cosa ci sono. La luce è un simbolo della coscienza. Luce nel piano fisico è simbolo nel piano, nei piani interni di consapevolezza, di coscienza. Sì? Ok, bene. E domande? Dicevo, è la coscienza sveglia, è il Cristo interiore, ma
l'osservazione consapevole, insomma, mi sembra comunque che sia molto legato alla mente, però. Cioè, se io non ho una mente, cioè, sì, nel senso, come faccio a puntare l'attenzione su una cosa, su un'osservazione consapevole? Cioè, è molto mentale, però, pure, no? Ok, raggiungeremo quel punto. Se non ti dispiace aspettare un paio di lezioni, perché la quarta lezione riguarda l'osservazione della mente proprio, o dei pensieri. È vero che bisogna avere una mente. Quello che fa la differenza tra gli esseri umani e gli animali e ci consente di essere autoconsapevoli, cioè di renderci conto di esistere e di essere, è la mente. Ma vedremo più avanti che cos'è quello che osserva, o meglio, è la mente ciò che osserva? Vi lascio quella domanda. Andiamo avanti. Facciamo questo trattamento, sì? Insieme. Sì. Osservando. Io osservo quello che vedo. Io osservo quello che penso. Io osservo quello che sento. Io osservo la mia respirazione. Io osservo la postura del mio corpo. Io osservo i suoni del mio ambiente. Io osservo le sensazioni della mia pelle. Io osservo tutto in me e intorno a me. Grazie Padre. Grazie Padre. Nel Satipatthana Sutta il signor Gautama Buddha spiega esauritamente come si deve coltivare l'attenzione o la coscienza in tutte le attività del giorno e nella meditazione. Allora, l'osservazione deve essere coltivata, messa in pratica, non soltanto durante la meditazione, ma in ogni attività quotidiana. Che cosa vuol dire in ogni attività quotidiana? Tutto quello che facciamo. Sempre, in ogni momento della nostra giornata. Ok, ma datemi degli esempi concreti. Quando lavoro, quando mi sveglio, quando mangio, quando cammino, quando mi sveglio, quando ti svegli, renderti conto che ti stai svegliando. Poi mangio, cammino. Quando mangio, parlo. Che cosa mangio? Qual è il sapore? Quando mangio. Ecco. E poi quando parlo, quando stai cucinando. Quando parliamo, che cosa dico? Qual è l'effetto? Che causa sto generando? E qual è l'effetto di quello che sto dicendo? Osservarlo assolutamente tutto. Ok, andiamo avanti. Il primo fondamento dell'attenzione è l'osservazione del corpo. E vedremo 4 o 5 pratiche che riguardano l'osservazione del corpo. Poi la prossima lezione approfondiremo sulla pratica dell'osservazione delle sensazioni, poi sull'osservazione dei sentimenti e alla fine l'osservazione della mente. Ma all'inizio cominciamo con l'osservazione del corpo. Ci sono diverse pratiche, ma qualcuno di voi potrebbe dire: perché cominceremo con l'osservazione del corpo? Perché è la più semplice. Perché, Artemio, è la più semplice? Avvicinate il microfono, per favore, ad Artemio. Perché è la parte di noi con la quale è più facile entrare in contatto. Ok, perché è quella parte di noi con la quale facciamo più facilmente contatto. Perché? Perché l'unico dei nostri corpi inferiori, di quelli che riguardano
o costituiscono la personalità che ha i cinque sensi svegli, attivi. Quindi il primo che noi contattiamo è il mondo fisico, è il nostro corpo fisico, è il primo con cui ci identifichiamo, infatti è il corpo fisico. Bene, il più semplice da osservare, sì. Pensiamo di essere il corpo fisico, ci identifichiamo molto. Pensiamo, vedremo. Allora, la prima pratica dell'osservazione del corpo riguarda l'osservazione della postura del corpo e l'osservazione della respirazione. Si consiglia, per questo, di cercare un posto tranquillo, silenzioso oppure solitario dove nessuno ci interrompa. Io, per esempio, di solito faccio la pratica della meditazione a casa, nella mia camera da letto. Voi, per esempio, dove meditate? Nella letto. Nella camera da letto, sì? Sì. Sì, a volte quando uno condivide la camera da letto non è così semplice. Io ricordo sempre che c'era una studentessa, una signora che aveva dei figli e mi diceva: io la pratica della meditazione la faccio nel bagno. L'unico posto tranquillo per me dentro la casa, perché altrimenti i figli, i bambini non la lasciavano mai sola. Ok, ovviamente dobbiamo spegnere il telefonino e assicurarci di non essere disturbati da nessuno. E poi assumere una posizione comoda. Le posture più consigliate sono queste due. Una è la postura conosciuta in Oriente come Padmasana o postura del loto. Sì, che è quella con le gambe incrociate, eccetera, ma che per noi occidentali non sempre è molto comoda. Dopo 5 minuti, 10 minuti, all'unica cosa che tu presti attenzione è al dolore nelle gambe, e perciò forse sarà meglio per noi la postura che vediamo a sinistra, seduti comodamente su una sedia, con il collo e la colonna vertebrale dritti, i piedi appoggiati al suolo, sul pavimento, e le mani sul grembo, con le palme rivolte verso l'alto, sì? La sinistra sotto e la destra sopra. Sì? Se fosse possibile, la verità è che il Padmasana o la postura del loto è l'ideale, perché chiude il circuito energetico del corpo, altrimenti seduti su una sedia va benissimo. Cominciamo osservando la nostra postura e poi continuiamo o andiamo avanti con l'osservazione della respirazione. Allora, io vorrei ora assicurarmi di avere del tempo per fare la pratica e cominciare proprio con la pratica dell'osservazione. Faremo una pratica più o meno di una ventina di minuti e poi discutiamo, conversiamo un po' su quello che abbiamo fatto e vedremo altre pratiche che riguardano l'osservazione del corpo. Sì? Siamo tutti d'accordo? Ok, bene. Allora, ok, scusatemi. Prima di tutto, seduti comodamente. Mettiamo le mani sul grembo con i palmi rivolti verso l'alto, la mano sinistra sotto, la mano destra sopra. Chiudiamo gli occhi e ci assicuriamo che il collo e la colonna vertebrale siano dritti. Okay.
Sì, tu ti assicuri di non provare freddo. No, per stare dritta con la schiena. Ah, ok. Bene. Allora, chiudiamo gli occhi e rimaniamo come siamo, senza muovere nemmeno una mano, una gamba o la testa. E cominciamo osservando come teniamo le mani una sull'altra, i palmi verso l'alto, la mano sinistra sotto, la mano destra sopra la sinistra, in posizione di meditazione. Osserviamo la postura del corpo, la testa, il cuoio capelluto, il viso. Se ci sono tensioni, rilassiamoci. Rilassiamo anche le spalle, le braccia, e continuiamo osservando la schiena, l'addome, i fianchi, prendendo coscienza di ogni parte del corpo. Continuiamo a scendere e percepiamo come stanno le gambe, i piedi appoggiati al suolo, se ci sono tensioni, rilassiamoci. Siamo consapevoli di tutto il corpo e manteniamo l'autocontrollo sul corpo fisico, rimanendo completamente fermi. Ora portiamo l'attenzione al naso e osserviamo il ritmo naturale della nostra respirazione senza modificarla. Osserviamo come l'aria entra attraverso le narici quando inspiriamo e come esce quando espiriamo. Prendiamo consapevolezza della respirazione. Se è lenta, è lenta. Se è veloce, veloce. Se è lieve, è lieve. E se è profonda, profonda. Prendiamo così consapevolezza della respirazione, ma senza alterarla, osservandola così com'è. Osservate semplicemente l'aria che entra attraverso le narici durante l'inspirazione
ci accorgiamo se quell'aria è fredda, tiepida o calda. E mentre espiriamo ci accorgiamo se l'aria che esce attraverso le narici è fredda, tiepida o calda. Respirando siamo consapevoli se la nostra respirazione è profonda o lieve. Se è lenta o veloce. Non si tratta di un esercizio di respirazione ritmica, si tratta semplicemente di osservare il respiro così com'è, attenti, vediamo se l'aria che entra dalle narici è fredda o calda, se l'aria che esce dal corpo nell'espirazione è fredda o calda, o non è né fredda né calda. Se a un certo punto ci distrae un ricordo, un pensiero, oppure un sentimento, una sensazione sgradevole o gradevole, non irritiamoci, non ci disturbiamo, non ci arrabbiamo con noi stessi, semplicemente basta rendersi conto che ci siamo distratti e tornare a prestare attenzione alla respirazione. Ogni volta che un pensiero, una sensazione, un ricordo ci distrae, dopo accorgerci della distrazione, torniamo a prestare attenzione alla respirazione, al ritmo naturale, senza controllarla. Osserviamo se l'aria che entra attraverso le narici è fredda, tiepida o calda. Siamo consapevoli anche se l'aria che esce attraverso le narici è fredda e calda, oppure non è fredda né calda.
siamo anche attenti a ogni sensazione che possiamo provare durante la respirazione. Proviamo ad osservare le sensazioni che l'aria produce nelle fosse nasali quando entra ed esce dal corpo. Se a un certo punto qualcosa ci distrae, sia un ricordo, un pensiero, un suono esterno, una sensazione fisica, semplicemente accorgiamoci della distrazione, di essere distratti e immediatamente portiamo l'attenzione alla respirazione. Attenti alla respirazione, siamo consapevoli se questa è profonda o lieve. Oppure se la nostra respirazione è veloce o lenta. Man mano inspiriamo, siamo consapevoli di ispirare e durante l'esalazione siamo consapevoli di esalare. E durante le pause tra inspirazione ed esalazione, oppure esalazione e inspirazione, siamo consapevoli di trovarci in una pausa. Osserviamo anche la temperatura dell'aria che entra
durante l'ispirazione. E ci accorgiamo se questa è fredda, calda, oppure non è fredda né calda. E osserviamo anche la temperatura dell'aria quando esce dal corpo. E siamo consapevoli se questa aria è fredda, è calda, oppure non è fredda né calda. Se qualcosa ci distrae durante l'osservazione, sia un pensiero, una sensazione fisica, un suono esterno, non ci lamentiamo, non ci arrabbiamo con noi stessi, semplicemente ci accorgiamo della distrazione e spostiamo nuovamente l'osservazione sulla respirazione. Ora facciamo un respiro profondo ed esalando apriamo lentamente gli occhi e torniamo l'attenzione al mondo fisico. Ti sei addormentata? Sì. È naturale. Mi sta osservando nell'aldilà. È successo a tutti. Profondamente. No, ed è meraviglioso quando ti addormenti facendo la meditazione. Fantastico. È bello perché nell'osservazione del corpo il corpo non lo vedi più, cioè non lo trovi più. No, sì. No? Allora, andiamo avanti. L'osservazione della respirazione si usa con due obiettivi.
È la prima pratica, è la più semplice per cominciare a sviluppare l'attenzione consapevole. La prima domanda è: perché pensate voi che calma la mente? Cioè, se osservare la respirazione ci aiuta a liberarci dall'angoscia, lo stress. Perché? Su un piano, ti senti un pochino sospeso, no? Cioè, ti concentri sulla tua respirazione e quello già ti porta a trovare una calma, no? Perché? Ti togli l'attenzione dalla mente e la porti sulla respirazione. Togli l'attenzione dalla mente. Che cosa fai quando stai con l'attenzione? Come tu dici? Chi sta parlando? Claudia. Claudia. Non alimenti pensieri negativi. Non dai forza ai pensieri. Non dai forza ai pensieri, ok. Negativo. O semplicemente non ti dai. No, non ti ho sentito bene. Chi era? Antonio? Antonio, semplicemente non si pensa quando la mente è distratta dall'osservazione, non formula il pensiero. Ok, ok, quando stai attento, osservando qualcosa, dice Antonio, non si pensa. Sì. Ok, perché? Perché? È così? Siete tutti d'accordo? Sì. E dice Elena di no. Cioè, Elena dice, stai osservando ma anche puoi pensare. Beh, per una che ha una mente iperattiva come la mia, riesco a pensare anche se osservo. E quindi o forse stai osservando il movimento della mente, in quel caso. No, in realtà va da sola. O stai facendo le... agisce da sola. Ad esempio... mi capita spesso, che è un problema tremendo, di fare altro, no? Quindi porre l'attenzione su altro e ho una musica nella testa continua, a cui io non penso, non sto dando attenzione, semplicemente ma suona te la... continuamente. Questa... cioè sì, la riproduce da sola. Da sola, va. Ok, faccio un'altra domanda, vediamo. Che cosa serve per provare angoscia, ansia? La paura. Può essere paura, sì, forse, la causa dell'angoscia, l'ansia, può essere paura, preoccupazione. Allora, ok, allora che cosa capita dentro di noi quando c'è la paura? Proiettiamo nel futuro. Stai pensando al futuro, quando hai preoccupazione, potrò pagare l'affitto, non lo posso pagare... avrò lavoro, non ci sarà lavoro, per esempio, no? Finirà questa apparenza di guerra, non finirà? Sto pensando al futuro, cioè sto pensando. E l'attività di pensare riguarda il presente? No. No, mai, sempre riguarda o il passato quello che farò dopo. O il futuro, che in realtà il futuro in qualche modo è una proiezione del passato, cioè una proiezione di qualcosa che conosco, di qualche informazione, conoscenza che ho. So che questo esiste o è accaduto, potrebbe ripetersi, ma tu non puoi aspettare che accadrà qualcosa che non... bene, anche potresti. Sai che potrebbe accadere qualcosa che non sai e che si potrebbe ripetere quella situazione. Questo genera una sensazione di incertezza che comporta angoscia, stress, eccetera. Sì? Quindi il pensiero sempre riguarda passato oppure futuro. Invece l'osservazione che cosa riguarda? Il presente. Il presente, qui e ora. Siamo tutti d'accordo o no? Però se io penso al presente, sto pensando a questo momento, mentre io ti parlo, posso pensare a quello che dico in questo esatto momento. In questo momento siamo molto attenti, no? A quello che stiamo facendo,
E a volte potremmo dire, quando stai cucinando, se sei molto concentrata, o stiamo in una conversazione, siamo molto concentrati sull'argomento, stiamo, potremmo dire, osservando l'oggetto del nostro interesse e parliamo. Ma nel momento che tu parli, nel momento che stai dicendo, pensando e parlando, stai osservando? Sì. Ah. Osservatelo. Non è possibile fare due cose insieme? Noi siamo osservatelo. Donne, sappi che siamo donne. Eh? Siamo donne, riusciamo a fare due cose insieme. Lo facciamo così velocemente? Che non riusciamo a mai farlo, cioè insieme è impossibile. Ma osservatelo. Potete parlare e sentire e ascoltare allo stesso tempo? Sì, mi ascolta. Sì, le donne possono, noi no. Noi uomini non siamo in grado. È vero. E non solo, nel frattempo facciamo anche altro. Sì, sì. A me mi stanco da morire. Ok, non voglio dare io la risposta. Ci vorremmo un'attenzione. Ma... metteremo attenzione a questo, ad osservarlo, ma comunque almeno diciamo che quando siamo molto concentrati su un'attività o in una conversazione, osservando un argomento, qualcosa, diciamo che l'attività mentale è il minimo necessario per comunicarci. Ma pensa per esempio in una discussione. In una discussione tu stai occupata osservando o stai occupato a vedere come farai ad avere la ragione tu? Io sempre volevo avere ragione. Quindi il desiderio di avere la ragione tinge la tua osservazione e non stai osservando nulla. Stai litigando, litigando per raggiungere uno scopo. Quello non è osservazione. È concentrazione su se stessi. Ma comunque tu ascolti l'altro. Eh? Lo ascolti l'altro. Forse ascolti, forse non ascolti. Ma hai un desiderio e quel desiderio ti spinge continuamente la mente. Hai un'immagine mentale di uno scopo che tu vuoi raggiungere, che è vincere la discussione. E quel pensiero, quell'immagine mentale è continuamente lì. Tu non ti accorgi e pensi che stai osservando, non stai osservando nulla. No, perché è vero comunque, sì. Perché poi l'obiettivo è quello che devi avere ragione. No, perché quando, spesso che lo so. Quando tu hai un pregiudizio, quando tu hai un pregiudizio e non sei consapevole, quel pregiudizio è un'immagine mentale che tinge la tua osservazione, ti fa giudicare quello che fa un'altra persona, quello che fai tu. Tu non stai osservando. Forse riuscirai ad osservare quando diventerai consapevole di quel pregiudizio, di quell'immagine mentale. Sì? Può succedere che questa cosa avviene dopo? Avviene dopo che? Dopo che hai discusso, insomma. A volte dopo, a volte mai. Sì, però a volte dopo. Per questo motivo è consigliabile cominciare con la pratica dell'osservazione sul corpo, osservare il corpo. Perché? Perché come spiegava Artemio, è quello più denso, più evidente, più facile di osservare, sì? La mente, anche i sentimenti, ma la mente, i pensieri sono ancora più veloci dei pensieri, è così veloce che pensiamo e non ci accorgiamo che stiamo pensando. O sappiamo che stiamo pensando, ma non che cosa. Dimmi che cosa hai pensato 5 minuti fa. Qual è l'immagine mentale che attraversava la tua mente? Sono sicuro. In 5 minuti sono passati tantissime. E come si ferma questa mente che ti uccide la salute proprio? Io penso che gli uomini sono più fortunati. Cioè, fa Cristina,
fa Cristina una domanda molto interessante, come facciamo a fermare la mente? Ok, quando tu vuoi fermare la mente, tu dici come faccio a fermare? Voglio fermare la mente, ok? Quel voglio fermare o vorrei fermare la mente, che cos'è? Un'affermazione, un decreto. No, un'affermazione quando lo dice. Ok. Una volontà o no? Una volontà o più di una volontà, io direi un desiderio. Sì, è un desiderio, ok, è un desiderio. Ok, il problema è che qual è la legge che regge il funzionamento della mente? Non devi dare potere. Che cosa? Non gli devi dare potere, perché se tu non vuoi una cosa gli stai dando potere. Quindi sì, in realtà la domanda che faccio è qual è il principio o legge che regge il funzionamento della mente? Il primo che tu studi in metafisica. Il principio del mentalismo. Quello che tu pensi e senti si manifesta. Quando tu provi hai un desiderio, stai muovendo la mente. Il desiderio di fermare la mente muove la mente. Non puoi fermare la mente, tranquillizzare la mente, se desideri fermare la mente. Non funziona così. Come bisogna fare? Non voglio fermare la mente. È come il desiderio di far sparire un pensiero che è l'equivalente a litigare con quel pensiero, non è altro che pensare quel pensiero, quindi lo ingrandisce, lo magnifica. Non lo penso. Come faccio? Puoi anche fare la meditazione. Come faccio? Ok, arriveremo a quello con pazienza, sì? Comunque, tornando alla respirazione, anche nel momento in cui io devo porre l'attenzione sulla respirazione, lo sto facendo con la mente. Poi usa il microfono così ti sento. Sì, mi sentite? Okay. Cioè, nel momento in cui io devo porre l'attenzione sulla respirazione, io penso, no? Al respiro, quindi in quel momento la mente sta facendo il suo lavoro, sta pensando al respiro. No, perché tu devi osservare la respirazione senza controllarla. Perché si comincia con la pratica della... Però la osservo. La osservi. Non la guido, ma la osservo. La osservi. Ok, la osservi. Ma tu perché stai dicendo che è la mente a osservare la respirazione? Stai sicura? Per esempio, per osservare la respirazione, tu devi dire... Sto osservando la respirazione, osservo la respirazione, osservo la... È non necessario? Quella è la parola, non lo dico, non lo dico neanche nella mente. Hai bisogno di pensarlo? Se ci pongo l'attenzione mi devo dire pensa alla respirazione. Ma mettere l'attenzione è lo stesso di pensare? Interessante questa. Vi lascio con quella domanda, perché? Perché approfondendo in ogni lezione raggiungeremo l'osservazione della mente. L'unica cosa che vi prego a tutti voi è durante i prossimi giorni, fino alla prossima attività, di praticare l'osservazione della respirazione che abbiamo fatto oggi, che è la pratica base, sì? Di questa tecnica. Perché questo ci consentirà la prossima lezione cominciare parlando, sì, conversando di che cosa è capitato dentro di voi. Sì? Ma si può fare di anche... cosa vi siete resi conti. Si può fare anche non in silenzio, cioè anche mentre si parla. Sì, lo potete fare in silenzio. Voi fate nel libro, oggi io ho fatto di guida di questa pratica, ma voi potete semplicemente chiudere i vostri occhi, sedervi. No, dico il contrario, cioè si può fare sempre mentre io sto parlando con voi, posso porre l'attenzione sulla mia respirazione. Potresti, ma l'attenzione sarà divisa tra quello che stai.
E no, non ti, forse non ti, capito, non ti ho capito bene, Elena. Dato che è un, in realtà io, ripeto, ho una mente molto attiva, se io pongo l'attenzione sulla respirazione anche nella vita quotidiana, anche nello stare insieme ad altre persone, un po' la ferma la mente effettivamente. Un po' serve, ok, andiamo avanti con questo, perché altre pratiche che riguardano l'osservazione del corpo è per esempio l'osservazione delle posizioni del corpo. Quando sei seduta, osservare che sei seduta e come sei seduta. Non necessariamente dire, ah no, ho una cattiva postura. No, osservati, renditi conto. Poi che ti sei resa conto che eri in una cattiva postura, puoi cambiarla. Ma prima osservati. Sì? Quando stai camminando, sto camminando. Quando mi trovo sdraiato sul letto, sto sdraiato. Quando sono seduto, sono seduto. O in piedi, mi trovo in piedi. Questo, l'utilità, una delle tante utilità pratica, oltre a quella di sviluppare l'attenzione consapevole, è quella di migliorare la postura del corpo. Perché come mai la gente arriva ad avere problemi fisici, sì, derivati da una cattiva postura? Per mancanza di osservazione, durante anni ha lavorato così, sì? Buttata sul computer o sul tavolo, eccetera, senza rendersi conto del dolore e la tensione che quello comportava. Ok. Poi l'osservazione dell'impermanenza del corpo, che riguarda osservare il corpo in movimento. Quando ti stai facendo la doccia, quando stai indossando un vestito, una camicia, quando stai mangiando, quando ti muovi, giri la testa, eccetera, osservarti. Ok. Quale potrebbe essere l'utilità pratica di questo? Ci sono tante, ma... distogliere l'attenzione dai pensieri della mente. No. Fare le cose bene. Io direi l'osservazione pratica. Che cosa? Fare le cose bene. Fare le cose bene. Sì? Quando stai lavorando, concentrati, osserva ciò che devi fare. Di farlo bene, quando tu dipingi, stai pensando, osservando quello, che cosa, i colori, la testura della pittura e così via. Sì? L'attenzione su quello. Quando stai mangiando, anche. Ma di solito, che cosa fate quando mangiate? Parlo. Oltre a mangiare, io parlo sempre. Tu parli che con la bocca. Con il volo alimentizio. Faccio la televisione, la spengo, guardo lì un attimo, ok. Faccio 2000 cose. A volte facciamo 1000 cose. Stiamo parlando, mangiando, guardiamo il telefonino e anche forse la TV. Abbiamo vivo così, no. E così che cosa capita? Che quando finisci di mangiare, prima che non sai che cosa hai mangiato, quando finisci, non vi è capitato. Me tante volte ti dico, oh, non posso più, sì? Sì. Non posso più nemmeno mettermi in piedi. Mi sono riempita d'aria. Come hai raggiunto quel punto? Perché non stavi osservando quando il corpo, le sensazioni del corpo ti hanno detto non ho più fame. Hai continuato, sei andato oltre quel punto. Sei ascoltato. Per mancanza di osservazione. O ti sei riempito d'aria mentre mangiavi. Osservando ciò che mangiamo, l'osservazione, per esempio, quando stai mangiando, ti consente, per esempio, quando è necessario, di dimagrire. Anche di accorgerti degli alimenti che non ti fanno bene, che ti fanno provare acidità, per esempio, mal di pancia,
mal di testa, ti addormentano, osserva. E altre, tante altre cose. E così cominci a lasciare questi alimenti che tu dici, questo per il mio corpo a volte veleno. Ma quando, per mancanza di osservazione, continuiamo a mangiare quello tutta la vita. Ok, poi osservarci quando siamo in silenzio, quando parliamo, che cosa diciamo, quando ti svegli, ti stai svegliando, ti stai addormentando. Quando ti invitano anche a partecipare, fare una domanda, rispondere e resti zitti. Quello dobbiamo anche farlo diventare consapevole. Il signor Gautama Buddha riassume la pratica dell'osservazione in queste parole: quando cammino, cammino, quando cucino, cucino, quando mangio, mangio. Ma noi, soprattutto in Occidente, siamo un po' abituati a fare 3.000 cose insieme, 3.000 cose insieme. Okay. E ci vantiamo di quella. Io me la cavo, io ce la faccio. Sì. Il problema è che quello di fare tante cose allo stesso tempo e non osservare nulla ci porta di solito all'ansia, allo stress, all'angoscia e a tanti piccoli e a volte grandi problemi per mancanza di osservazione. La nostra mente è molto, direi, troppo attiva. Non è la parola attiva, perché è importante, è positivo che sia attiva. Direi un po' disordinata, o troppo disordinata. Confusa. E caotica. Caotica. Ecco. Fa questo, fa quello, fa questo. Allora, un altro oggetto di osservazione è il corpo morto, un cadavere. E questo il signor Gautama, ma anche tanti mistici qui in Occidente, ci consigliano di osservare i corpi morti o l'osservazione nei cimiteri e oggi nelle pompe funebri. E quando si dà il caso di assistere a una veglia, a una sepoltura, vedere quel corpo. L'avete mai fatto o no? Ma perché? Perché? Per renderci conto qual è, perché l'inizio del corpo, ma più o meno siamo consapevoli e non è così sgradevole. O non lo vediamo, non lo giudichiamo sgradevole, ma quando il corpo finisce, la fine del corpo è quella. Cioè, quando tu vedi un cadavere, ricorda che il tuo corpo ha la stessa natura e finirà così. Persino se noi studiamo in metafisica che è possibile raggiungere l'ascensione, e fare, potremmo dire, unificare il corpo, unire il corpo fisico con il Cristo interno, la presenza io sono, il corpo sparisce, è asceso dalla presenza io sono, ma comunque quando viene asceso sparisce, cioè quello vuol dire che non avrai più un corpo fisico. E quello è il nostro problema, secondo me. Quale? Soprattutto in Occidente, io credo, sì. Noi ci identifichiamo troppo col nostro corpo fisico. Non è solo in Occidente, gli esseri umani ci identifichiamo con il corpo fisico e non solo con il corpo fisico, anche con le sensazioni, con i sentimenti, che sarebbe il corpo emozionale, e con la mente. Ma cominciamo con il corpo. Vabbè. Che è tanto. Ah sì, sono le cenere. Cioè osservare, perché oggi non soltanto, non solo in Italia, qui si è molto, si è comune oggi l'incineramento, la cremazione, ma è anche il più consigliabile. E io ho avuto l'opportunità almeno 2 o 3 volte di essere presente in una cremazione e poi vedere come quel corpo
finisce in questo piccolo cumulo di ceneri. Però si dice che in realtà non fa bene all'anima bruciare il corpo. Invece è il più consigliabile. Per due motivi. Vabbè, ma il cattolicesimo dice sempre che il corpo deve essere sepolto, perché quello, quando ci sarà il risveglio, allora... per la storia della resurrezione. Esatto, bravo. Sì, per la storia della resurrezione. È qualcosa che il cristianesimo ha ereditato del giudaismo, l'idea che in un giorno il corpo risusciterà. Quando arriverà il giorno della resurrezione, il corpo risuscita. Ok. Ma quello è una piena identificazione con il corpo. Invece non è il motivo. L'essere umano non è il corpo. E siccome noi non siamo il corpo, la nostra resurrezione non può essere la resurrezione del corpo. Però per questo motivo tanta gente non vuole essere cremata. Datemi un attimo, arriveremo... Arriveremo a quel punto. Scusa, sì? Fernando, stai dicendo, dimmi. Per due motivi. Dimmi. Motivazioni, scusa, le due motivazioni. Ma erano due motivazioni. Perché è importante la cremazione? Una, perché aiuta velocemente a liberare l'anima dell'attaccamento con il corpo. Perché, come diceva Cristina, ed è evidente, l'identificazione con il corpo fisico è enorme. Apriamo gli occhi sin da bambini, ci vediamo davanti allo specchio e diciamo: io sono quello. Ok? Bene. Quello è il primo, ci aiuta a liberarci dall'attaccamento dal corpo fisico. Lo abbiamo visto in tanti film, che dopo disincarnare l'anima vede ciò che ha fatto o quello che non ha fatto, dice: voglio tornare immediatamente a risolvere ciò che ho fatto. O quando, soprattutto quando un'anima disincarna con un corpo molto giovane, forse ha dei figli, una coppia giovane, pensava di avere una vita 30, 50 anni davanti, vuole tornare, ma in realtà non è possibile, non ha più un corpo fisico. Il problema è l'attaccamento al corpo fisico e a tutto quello che pensiamo noi appartiene al corpo fisico. Sì? E il corpo è temporaneo, è impermanente, e se il corpo è impermanente, tutto quello che pensiamo appartiene al corpo è più impermanente ancora. Niente è nostro. Scusi, accettare Vittorio, che forse era uscito. Ok, Vittorio è uscito, sì, ok, perfetto. Allora, però, la seconda è che durante la cremazione viene bruciato la parte più densa, le creazioni, le energie più dense del corpo astrale, e questo anche aiuta all'anima a liberarsi in questo processo di disincarnazione. Sì? Però è importante che non venga fatto almeno nei primi 3 giorni, cosa sì, che purtroppo, sì. Purtroppo invece spesso lo fanno subito. Sempre di più. Almeno non prima delle prime 24 ore. Perché? Perché durante quel periodo l'anima sta facendo un processo di registrare nell'atomo maestro fisico l'informazione o la memoria di tutto quello che ha vissuto durante l'incarnazione. Che succede se avviene prima? Perché sta avvenendo sempre più frequentemente, lo fanno prima. Bene, non permettete che quello capiti prima. Però se capita, che cosa è successo? È lungo la storia, ma comunque la natura ha diversi metodi per risolvere questo problema e recuperare, potremmo dire, quell'informazione, ma il meglio è che quello non accada. Ma non è il naturale, sì? Né è quello che capita di più. Sì. Potrebbe esserci anche un altro motivo per cui si potrebbe essere meglio la cremazione, nel senso che le persone che restano qui e
pensano di avere un attaccamento nei confronti di quel corpo, il posto dove sta il corpo, vorrebbero attraversare certi processi, certi passaggi che l'anima sta facendo nel momento in cui si è staccata dal corpo? Non ho capito la domanda, Artemio. Allora, ci sono le persone che quando sanno che lì c'è il corpo del caro estinto nel cimitero, ragazzi, al cimitero. La persona che ha disincarna? No, le persone che sono rimaste qui. Sì. Quindi vanno lì a pregare il corpo tutti i giorni, eccetera, eccetera. Questo tipo di processo, questo tipo di rallenta certi passaggi che... A volte sì, perché? Perché i pensieri sono cose. Quando un'anima disincarna, quella persona, sebbene non ha un corpo fisico, ma continua ad avere ancora una mente, i pensieri, le lamentele, i sentimenti di perdita, di attaccamento dei cari che ancora restano incarnati, creano anche dei legami quando attirano l'attenzione dei disincarnati, e rallenta nel fatto che quell'anima, sapendo che i suoi cari provano dolore e sofferenza, vorrebbero fare qualcosa per tornare e confortare queste persone, ma non è possibile, capite? È una situazione che non ha, nel momento non ha soluzione. In questo modo, perché fisicamente non ci sarà di nuovo un rapporto. Quello che aiuta veramente è il fatto di sapere che dove la tua attenzione, lì stai tu. Quell'essere che è disincarnato, se n'è andato, ovunque si trovi, il tuo pensiero lo può raggiungere, ma invia pensieri di amore, di ringraziamento, come quando un figlio, per esempio, o un amico se n'è andato a vivere, si è trasferito a un altro paese, tu non lo vedi, bene, oggi con il telefonino è molto semplice, ma tu non lo vedi, diciamo, ma sai che lui se n'è andato per svolgere un lavoro, perché ha trovato nuove e migliori opportunità, e che un giorno l'amore vi unirà, vi farà incontrarvi di nuovo. Sì? Infatti, quando tu pensi alla tua mamma, a una persona che è disincarnata, il tuo pensiero positivo, di amore, di ringraziamento, arriva al suo Cristo interno. Tu puoi parlare con il suo Cristo interno, ringraziarlo per le cose buone che ti ha dato, le cose che avete condiviso, e poi lasciarlo libero. Perché? Perché quell'anima si trova ora in un altro piano, deve continuare con la sua evoluzione, e tu ancora hai un corpo fisico, perché qualcosa di bello e buono devi fare e imparare qua. Sì? La reincarnazione è un argomento un po' complesso. Che non è l'argomento della lezione di oggi proprio. Ma semplicemente vorrei almeno che capire che non è che è importante non rifiutare il fatto di accorgerci di una realtà, che il corpo è nato e un giorno morirà. Sì? E capire anche il processo, o ad osservare il processo di scomposizione del corpo, che il corpo è veramente come la macchina o i vestiti che quando diventano vecchi e non servono più, dobbiamo lasciarli e comprare uno nuovo. E qualcosa del genere accade con il corpo fisico. Possiamo dire davanti a un corpo disincarnato, in verità anche il mio corpo ha la stessa natura e diventerà uguale. Riflettere a quello. Bene, questa è una storia che lascerò per un'altra opportunità. In permanenza di stacco, chi mi aiuta con la lettura? Non
Potresti, per favore? Sì. Impermanenza e distacco. Bisogna vivere contemplando l'origine del corpo e la sua dissoluzione. Ed allora vivere distaccato, senza attaccarsi a nulla nel mondo. Gautama. Ok. E a sinistra vedete un dipinto, di un autore che mi, un pittore che mi piace molto, Hans Baldung, si chiama L'età e la morte. E Hans Baldung ha di solito ha dipinto questi quadri che hanno un simbolismo e un messaggio esistenziale, spirituale, interno molto, molto forte. E in questo caso vediamo che, non so se lo hai visto, tu sei, voi siete stati al Museo del Prado, si trova nel Museo del Prado a Madrid questo dipinto. Non è enorme, ma ci sono due gemelli, l'altro lo vedremo la prossima lezione. Che cosa vediamo qua? Scusa, ma è una parte del quadro o è completo? No, è tutto il quadro è così, stretto potremmo dire, no? Una bambina, una giovane nella pienezza della sua bellezza, quando tutto è al suo posto, poi l'anziana, sì, e alla fine la morte. Cioè, il messaggio è, credo, abbastanza chiaro. Ricordare alla mente che il corpo è temporaneo, cambia continuamente e un giorno sparisce. E quindi non ti puoi attaccare a nulla, nemmeno a nessuna caratteristica del corpo, come per esempio la bellezza. Hai un corpo bello, grazie Padre, è la volontà di Dio, ma non attaccarti e pensare che quello è il massimo, l'unica cosa importante della vita. Sta bene prendersi cura del corpo, anche della bellezza, della salute del corpo, ma quello non può essere lo scopo della vita, non avrebbe senso. Sarebbe come comprare una macchina e occuparti 24 su 24 della pulizia della macchina. C'è chi lo fa. Ma anche sul corpo. Ma non è quello l'obiettivo della macchina. A cosa serve? A cosa serve la macchina? È un mezzo. È un mezzo di trasporto. A quello serve. Sicuramente è importante che sia pulita, portarla dal meccanico almeno una volta ogni anno, vedere che tutto funzioni bene, eccetera, ma è assurdo occuparsi soltanto della pulizia e la bellezza di quella macchina. Decretiamo, questo è impermanente, questo è niente, è un'apparenza, non è la verità, tu non esisti, ti tolgo potere. Ricordare che quello. Potere, scusa, cosa? All'attaccamento. Al corpo? All'attaccamento al corpo e a tutto quello che riguarda il corpo, cioè. Allora, se non esisto, non sono così grassi. Il mondo fisico. Come dici? Tremendo. Andiamo avanti. Osservare l'impermanenza del corpo, osservare la sua comparsa e sparizione, le cause della sua insorgenza e scomparsa e gli elementi che lo compongono ci portano a distaccarci da lui e ci libera da. Da cosa ci libera? Dall'attaccamento. Dall'attaccamento al materiale. E l'attaccamento al corpo ti libera di? Da cosa ci libera? Preoccupazione del corpo qui. Io vi ho messo lì qualche fotografia per aiutarci. L'ansia, ansia di morire, di morire, la preoccupazione per la morte, il timore ad invecchiare, la depressione perché appaiono le rughe, eccetera. Mi sembra proprio che l'attaccamento al corpo è la cosa che è più importante, è stata col silicone, con le punturine, con le cose. Ma questo è il mondo. Quindi il mondo non significa che tutti, proprio tutti, ancora più di prima, sono attaccati a questo corpo. Sì. Non c'è una che conosco, pochissime, io, che ancora si vede puntinate tutta qua. Perché anche io sono tutte puntinate. No, però... non è male quello.
Il problema è se quello per te internamente è la cosa più importante e tu credi che di essere quello che stai truccando, ok? Però il distacco... prima o poi alla fine soffrirai. Però il distacco dal corpo, cioè nel senso c'è un limite, perché se viene una malattia, insomma, uno deve curarla, no? Perché sennò finisce che non badi proprio più al corpo, quello fa la sua strada e... E che sono due, ci sono due cose diverse. Una cosa è prenderti cura. E un'altra è l'attaccamento. Che dovremo... Anche parlando di permanenza. Ci occuperemo dell'attaccamento la prossima lezione. Che cos'è attaccamento? Sì? Bene, andiamo avanti. E con questo finisce la lezione. Per mezzo dell'osservazione del corpo ci rendiamo conto che il corpo non è permanente, che non fornisce felicità reale e che non è un vero io. L'obiettivo finale dell'osservazione del corpo, ed è importante avere chiarezza sull'obiettivo, perché quando osservi devi essere attento a questi punti, che il corpo è permanente, renderti conto, accorgerti, non intellettualmente. Quando tu intellettualmente hai un'informazione, quello non serve, non è molto importante se tu quella informazione intellettuale non lo osservi e non diventa un'esperienza per te, un fatto per te, sì? Cioè, perciò è importante osservare la respirazione, osservare i movimenti, osservare il corpo e avere l'esperienza dell'impermanenza del corpo. Tuo, altrui e di tutte le cose fisiche. Sì? Così ti rendi conto che il corpo è impermanente, che il corpo non fornisce, non ti offre felicità reale. Quando diciamo felicità reale non vuole dire che non ci sia qualche piacere, allegria, eccetera. Quando parlo di felicità reale, che non è una felicità eterna. Perché? Perché è impermanente. Perché essendo temporaneo, se ti attacchi al corpo, alla fine soffri. E anche che i piaceri o l'allegria prodotta dal piacere del corpo mai è eterno. Sì? Questo non vuol dire che sia proibito o cattivo godere i piaceri del corpo. Il problema non è quello, il problema è l'attaccamento, che è un'altra roba. Si vede la differenza? Sì, Elena. Mi viene da pensare alle persone malate, no? Che hanno delle malattie gravi, delle patologie gravi, no? L'anima in un corpo molto malato, molto sofferente, ha più difficoltà a essere felice, perché comunque il corpo... Dentro il corpo, sì. Dentro al corpo, sì. No? Quindi conta parecchio, cioè ha un peso incredibile. E aiuta tantissimo ad andarsene via. Non ho capito. A me è capitato di sentirmi così malato, con dolori, sì. Dire, se la mia vita dovesse continuare così per settimane e mesi, preferisco andarmene. Sì, certo. Ti liberi dell'attaccamento immediatamente. Perché? Perché stai provando la natura del corpo. Il fatto di avere un corpo fisico comporta qualche piacere e anche tante sensazioni che gradevoli non sono. È praticamente come uscire, come se tu ti comprassi un abito così pesante, un abito, un'armatura che pesa 30 kg e dovessi uscire e andare a camminare tutto il tempo con questa armatura di 30 kg. Sì? Quando tu ti accorgi che tu non sei l'armatura,
che potresti trovarti libero da quell'armatura, nel momento che ti trovi libero da quell'armatura, sei al finalmente. E il corpo è quello. Penso che se tutti facessimo la lezione con te, avremmo forse meno paura della morte. Io per esempio ho molta paura di morire, no? Di lasciare questa vita terrena. Bene, metti in pratica l'osservazione del corpo. Ecco, è questo. Allora, il corpo, tutti attraverso l'osservazione ti rendi conto che è impermanente, che non ti dà una felicità permanente. Non è per questo da rifiutare la felicità impermanente che ti offre il mangiare bene, prendere il sole, la bellezza fisica e tante altre cose, ma non vivere per quello, perché sai che alla fine finisce tutto. Ok, e poi che non è un vero io, non è il vero sé. Perché? Perché è solo l'involucro che consente al sé di stare qua. È un involucro come un abito o la macchina che consente al vero sé di muoversi nel piano fisico e contattare attraverso i cinque sensi il mondo fisico. Come sappiamo che non è il vero io, il vero sé, che non ha un'esistenza reale per tanti motivi? Prima, non esiste indipendentemente. Dipende del padre, la madre, del cibo che mangiamo quotidianamente, di respirare, bere l'acqua e di tante altre cose. Eppure, il sole, la terra. Non può, la macchina, come di quella macchina. Però, poi cambia continuamente. E tu ci spendi un sacco di soldi per farlo. Non ci accorgiamo di solito perché non vogliamo pensarlo, ma quando vai, prendi le fotografie di anni fa, immediatamente ci rendiamo conto che il corpo cambia e quanto cambia. E a volte il cambiamento è veloce, sì. Non è troppo lento, sì? Ok, sia per bene che per male. Ok. Allora, la scienza ci dice che alcuni dicono che dopo 7 anni, altri 3 anni, ora dicono che persino in 1 anno tutte le cellule del corpo fisico cambiano. Ci siamo accelerati pure noi. Quindi non è possibile, quello è come dire che in 1 anno i vestiti che stai usando, indossando, spariscono. Tu non sei i vestiti, tu non sei il corpo. Il corpo non è l'io. Infatti, osservando un po', non è difficile rendersi conto che il corpo ha una volontà che tante volte è diversa dalla nostra. Per esempio? Beh, va il cuore io che so batte automaticamente. Eh? Il cuore batte autonomamente, non ho scelto di farlo battere, no? Sì, quello fa. Sì, quello è vero, no? Ma parlo proprio di una volontà. Ha fame, vuole andare in mare. Desideri. Il corpo ha dei desideri diversi ai tuoi. Ha fame, vuole andare in bagno, vuole andare a dormire. Tu sai che non dovresti mangiare questo, ma il corpo vuole continuare a mangiare quello. Tu vorresti continuare a lavorare, ma il corpo vuole dormire. Tu sai che non dovresti bere questa bevanda tossica, ma il corpo fa tutto il possibile affinché tu continui a bere quello. Vabbè, però lì c'è anche la volontà, insomma. Eh? Allora ce l'ha una sua identità comunque il corpo. Ha una sua identità e ha i suoi desideri che tante volte sono diversi dal motivo per cui dai ci nostri sono infilati dentro. Diversi dall'essere. Ah.
dalla coscienza. La coscienza sa che dovrebbe fare qualcosa e il corpo vuole fare un'altra. A volte vinci il corpo, a volte vinci tu. Vince sempre il corpo. Ok, quindi potremmo dire io sono ciò, io non sono questo, questo non è mio, il corpo. Questo non è mio, questo non sono io, questo non è il vero sé. Io sono quello che l'essere è. Io sono quello che io sono. Ma cosa però è anche uno strumento pazzesco. Dico, è anche uno strumento pazzesco perché il corpo ci dice, dice al sé, sì, dà dei messaggi. Nel senso, se, se ti fa male un qualcosa ha un significato, no? Perché per la metamedicina ogni malattia, spiegami ogni sintomo cosa ti ha una, ogni sintomo che noi abbiamo, no? Il 99% delle malattie che noi abbiamo hanno una spiegazione emotiva, psicologica, derivano da un, certo, uno stato, no? Certo, per cui è un messaggio che il corpo dà in realtà al nostro vero sé. Perché il corpo non è pensate, il corpo non è separato dalle emozioni, dalla mente, nemmeno è separato dal vero sé, che infatti il vero sé è, è il sorgente di energia. Ma non è forse il sé che dà il messaggio al corpo e là il corpo comincia. Cioè, come se ci fosse un attrito, quindi il corpo comincia ad ammalarsi. Vediamo. Quando il sé comincia a mettersi, si frappone, e quindi ci sono tutte quelle malattie psicosomatiche che ti fanno stare male perché stai facendo qualcosa che va contro la tua volontà, e quindi il corpo comincia ad ammalarsi. Sì, però. Allora, Cristina, prendendo le domande sia di Cristina che di Elena, ricordate, stiamo parlando di le somatizzazioni del corpo, sì. Queste sono somatizzazioni o reazioni, effetti del pensiero e il sentimento. Ancora non siamo usciti, non siamo andati oltre la personalità, ok? Oggi abbiamo cominciato con l'osservazione di un primo aspetto della personalità che è il corpo fisico. Durante le prossime attività approfondiremo con l'osservazione degli altri aspetti o delle altre parti che costituiscono la nostra personalità e vedremo se noi siamo quello o non siamo quello. Ok? Bene. E siamo arrivati alla fine. Faremo per finire la benedizione della donazione volontaria. Prendiamo nelle nostre mani. Che gli serve al sé questo corpo? Al sé questo corpo? Sviluppare consapevolezza. Se tu non hai un corpo fisico, non puoi fare contatto, non puoi contattare il corpo fisico, niente di fisico. Ma e non puoi imparare niente del corpo fisico. Attraverso il corpo fisico, il nostro vero sé, lo spirito, usando i sensi, fa contatto primero con il piano fisico e lungo un periodo molto vasto di evoluzione, secoli, migliaia, milioni di anni, forse, finalmente raggiunge la capacità di controllare il corpo, il piano, non solo il corpo, ma anche il piano fisico. Capite? Un po' come l'intelligenza artificiale, no? Piano, consapevole. Allora, vi ricordo la bibliografia consigliata per questo corso, soprattutto il libro Fondamenti della consapevolezza. Per chi sta partecipando a questo corso in modalità online, potete trovare o acquistare il libro
sia su Macrolibrarsi che sul Giardino dei Libri, si trovano già in queste due librerie virtuali. È una possibilità, e anche lo trovate in formato ebook, se vi piace di più. Ma se preferite il formato cartaceo, lo trovate sia sul Giardino dei Libri che su Macrolibrarsi. Bene, ragazze e ragazzi, buonasera a tutti. Ciao, ci vediamo alla prossima. Ciao. Quando è il prossimo incontro? Ciao. Mi ricordi? Tra due settimane, tra due venerdì, e il prossimo incontro. Il tema di quell'incontro sarà l'osservazione delle sensazioni. Il 9, se non erro, come numero. Il 9, vero? E vi prego, per favore, mettete in pratica l'osservazione della respirazione. Sì, e se potete anche l'osservazione delle posture, 5 minuti, 10 minuti al giorno, quando state camminando o facendo qualcosa, di concentrarvi su quello che state facendo, qui e ora. Buonasera a tutti.